Le conseguenze economiche e sociali legate all'emergenza Covid e la prevenzione dei fenomeni criminali sono i temi al centro dell'attività dell'Osservatorio Provinciale della Legalità, appena istituito dal prefetto di Matera. Grazie a Napoli. Con proprio decreto il prefetto Sante Copponi ha istituito nell'ambito della conferenza provinciale per il monitoraggio delle misure di sostegno sociale, economico e finanziario connesse e determinate dall'emergenza da Covid-19 l'Osservatorio sulla legalità. Si occuperà naturalmente anche di tutte le possibili situazioni di illegalità per promuoverne la prevenzione e il contrasto. Composto dai rappresentanti delle istituzioni statali, locali, del settore finanziario e creditizio, delle associazioni di categoria, dei sindacati, avrà il compito di analizzare e approfondire la situazione economico-sociale in provincia, di monitorare le misure di sostegno economico e finanziario a beneficio delle famiglie e delle imprese, individuare e analizzare i settori a rischio di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, proporre intese per il rafforzamento dell'attività di prevenzione antimafia. L'osservatorio, che si riunirà 2 volte all'anno in seduta plenaria o in composizione ristretta per situazioni specifiche o eccezionali, dovrà occuparsi anche del fenomeno usura in attuazione di eventuali intese sottoscritte a livello regionale o provinciale.